Amici di Ebet Social, amici di Mai Dire Varro, un caro saluto da Tiglio Campobello, editoriale della settimana dedicato in modo particolare alla parte alta della classifica. Inter che sale a più 9 sul Milan, battendo il Torino 2-1 con i gol di Lukaku e Lautaro. Milan che perde in casa col Napoli 1-0, che si allontana dalla vetta della classifica e che vede avvicinarsi il Napoli minaccioso, adesso soltanto a 6 punti. Giornata negativa anche per la Roma, Roma che perde a Parma 2-0. I ragazzi terribili di D'Aversa, quelli nuovi, quelli giovani che finalmente D'Aversa sta mettendo in campo, stanno dimostrando che probabilmente avevamo ragione qualche settimana fa quando dicevamo che mettere tanti giocatori nuovi insieme in una squadra che non sta andando bene alla lunga avrebbe portato dei risultati, ma non nell'immediato. Adesso Mihaila, Mann, Pellè stanno giocando titolari e quindi di conseguenza stanno dando continuità di prestazione e stanno portando anche qualche punto. Vedremo se sarà sufficiente per raggiungere la salvezza. Mancano 11 giornate, quindi il tempo è ancora tanto. Per quanto riguarda, dicevamo, la parte alta della classifica, Milan e Roma sono le squadre su cui vogliamo dedicare il focus di questa settimana. Entrambe impegnate in Europa League, entrambe hanno fatto una buonissima figura nell'andata degli ottavi di finale, rossoneri a Manchester, la Roma in casa contro lo Shakhtar Donetsk vincendo per 3-0, ma ne hanno pagato le conseguenze nella giornata successiva in campionato, un po' perché si è giocato 3 giorni dopo e a meno di 72 ore entrambe non sono state in grado di recuperare le energie a causa anche dei tanti infortunati che sia i rossoneri che i giallorossi si ritrovano a far fronte. Il Milan manca Ibrahimovic, manca Bennacer, mancava Kjaer, manca Calabria, manca Romagnoli e la lista volendo è ancora più lunga. Nella Roma manca Mkhitaryan che ha trascinato la squadra di Fonseca nei primi mesi della stagione e adesso gli manca anche Veretout, gli manca Smalling e gli manca sicuramente il miglior Dzeko. Probabilmente non è un alibi, ma la domanda che ci vogliamo fare in questo editoriale del martedì è proprio questa. Vale la pena mettere in discussione e a repentaglio soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League giocando in Europa League il giovedì, tanto da appunto rischiare di non partecipare alla prossima Champions per l'anno venturo, considerato che le tempistiche sono così brevi per il recupero da una partita all'altra, e soprattutto perché la Lega non dà la possibilità alle squadre impegnate in Europa League di avere un arco temporale per il recupero maggiore, tale da consentire a queste squadre di poter gestire le proprie forze in maniera opportuna? Questa è la domanda che ci facciamo. Dalla Lega, sinceramente, non ci aspettiamo grandi cose, visto e considerato quelli che sono stati i pasticci che hanno combinato nelle ultime settimane tra Covid, recuperi, rinvii e quant'altro. Però è opportuno che se si deve fare il bene delle squadre italiane in Europa, queste squadre debbano essere anche messe nelle condizioni di poter esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Io nel frattempo per questa settimana ho concluso, vi ricordo che venerdì si scende nuovamente in campo, noi ci vediamo alle 19 di venerdì sera in modo tale da poter fare un'analisi delle partite europee e soprattutto in vista della 28esima giornata di campionato. Un saluto e un abbraccio. Ciao.